una corsa che in realtà è una camminata che è in rosa, ma non c'entra proprio col Giro d'Italia, nonostante arrivi nella stessa settimana, perché questa domenica 12 di maggio si svolgerà Genova in rosa. Genova in rosa è una marcia non competitiva, lunga circa 4 km, che parte da Piazza Rossetti e arriva fino a Boccadasse. E allora ne parliamo questa mattina con Manuela Caccioni, la responsabile del Centro Antiviolenza Mascherona di Genova. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Eva. Partiamo da qui, da questo evento che è arrivato direi alla terza edizione, così. Terza edizione di Genova in Rosa, ci sono tantissimi iscritti anche quest'anno, è un'iniziativa che ormai siamo affezionatissimi, organizzata con My Trekking. Quest'anno abbiamo anche tantissimi sponsor che ci hanno sostenuto, abbiamo un cambio di maglietta, abbiamo veramente la musica finalmente che ci accompagnerà durante la passeggiata e non vediamo l'ora che sia domenica, ecco. Assolutamente sì, anzi l'invito è naturalmente a tutte le donne a partecipare questa domenica. Ci racconti anche come si fa a iscriversi, in che modo appunto si raggiunge la camminata? Allora, la camminata si raggiunge, ci incontriamo il mattino per le 9, 9 e mezza, la camminata partirà dalle 10 e mezza, diciamo, in Piazza Rossetti. Per iscriversi basta cliccare Genova in Rosa 2024, c'è il link con appunto con My Trekking, il Centro Antiviolenza e tutti gli sponsor hanno aggiunto il link, quindi abbiamo Radio Vavoleo, Cappura Amministrazione, il Palagi Massarotti, Aaron Diagnostic, l'Associazione Donne Americane, Zena e Manetta, abbiamo di tutti i nostri sponsor che ci sostengono affinché veramente ci si possa iscrivere il più possibile. Oppure banalmente si viene al Centro Antiviolenza, così si vede anche un po' dove lavoriamo, dove sosteniamo le donne, dove affrontiamo tutti quei percorsi di sostegno di fuoriuscita dalla violenza. Quindi si viene in Piazza Colombo 3, interno 7, e ci si iscrive qua e si ritira direttamente la maglietta e il pettorale, che quest'anno infatti l'ho appesi, non so se si vede, un po' sfocato, però abbiamo questa nuova maglietta che tenevamo appunto di dare veramente una nuova immagine a questa corsa, che è partita prima del Covid, quindi avevamo iniziato con 1200 iscritte. Dopo il Covid c'è stato un po' un crollo voluto un po' ai grandi eventi che non si potevano fare, quindi stiamo cercando il più possibile di ritornare veramente una marea rosa di donne, ma anche uomini, che si possono iscrivere e marciare per sostenere poi il Centro Antiviolenza. Ecco Manuela, proprio di questo volevo parlare, intanto ricordando a tutte le persone che non si tratta di una gara competitiva, è una passeggiata, sono solo 4 chilometri, quindi è una buona occasione per stare all'aria aperta tutte insieme, insomma non c'è da essere sportivi per partecipare alla Genova in Rosa. E poi il secondo punto fondamentale è raccontare, dire che la quota, sono 15 euro direi, che verrà raccolta sarà data proprio in beneficenza al vostro centro. A cosa servirà? Allora, servirà a dare un'immagine nuova al Centro Antiviolenza. Ormai dopo un po' di anni, no, di lavoro all'interno del Centro Antiviolenza, inizia un po' a cadere tutto a pezzi, come nelle case, no, che si inizia a rompere il frigorifero, e anche noi iniziamo, no, a perdere dei pezzi nella nostra mobilia, nell'essere più accoglienti possibile. Ricordiamoci che qua al Centro Antiviolenza si viene e si racconta il dolore e tutto ciò che una donna subisce, le mutilazioni che subisce. Quindi per noi è importantissimo rendere questo posto bello e accogliente. Purtroppo dopo anni appunto di duro lavoro qua all'interno del Centro Antiviolenza, ricordiamoci che ogni anno entrano nel nostro ufficio più di 600 persone nuove, poi se andiamo a contare i
colloqui sono tantissimi, quindi inizio un po' a perdere dei pezzi. Quindi utilizzeremo questi fondi per dare un restyling al centro antiviolenza, per rendere il luogo più accogliente e più familiare possibile, in modo tale che le donne, quando arrivano, si sentono un po' anche coccolate in un luogo che le sostiene. Grazie Emanuela Caccioni. Sul finale ti chiedo di rifare un appello, insomma, alla partecipazione e ricordare l'appuntamento di domenica. Assolutamente, vi aspettiamo tutte in Piazza Rossetti alle 10 di mattino, domenica 12. Per iscriversi venite al Centro Antiviolenza in Piazza Colombo 3 interno 7 o cliccando Genova in Rosa 2024 troverete il link per iscrivervi. Vi aspetto veramente in tante. Grazie mille.